Ben ritrovati per la realizzazione di questo nuovo progetto, ho deciso di utilizzare il Trico 5 della Mistrico Filati. È un 100% cotone gasato mercerizzato. 50 grammi sono 226 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del numero 2 e mezzo è un cotone veramente molto molto bello con oh, un effetto lucido di vedo non vedo. Io lavorerò con L'uncinetto del numero due e mezzo. Il progetto che andremo a realizzare è un semplicissimo top che può essere realizzato in tutte le taglie. In tutte le taglie. Quello di cui abbiamo bisogno è una coppa. Una coppa come questa, o, o potete prendere la coppa di un, un vostro regisino. Quindi iniziamo con l'avviare 9 catenelle. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e 9 adesso lavoriamo altre due catenelle per formare la nostra prima maglia alta quindi una e due filo sull'uncinetto partendo dall'uncinetto contiamo le 3 catenelle quindi una due tre andiamo nella successiva e lavoriamo una maglia alta In questo modo abbiamo due maglie alte. Andiamo nella catenella successiva e lavoriamo la terza, poi lavoriamo la quarta, Scusate. poi lavoriamo la quinta. lavoriamo la sesta lavoriamo la settima lavoriamo l'ottava maglia alta e nell'ultima catenella andiamo a lavorare 5 maglie alte una due tre quattro e cinque filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare le successive 8 Maglie alte prendendole al lato opposto, quindi inseriamo l'uncinetto, lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda, sino a raggiungere l'ultima maglia alta, lavoro l'ultima maglia alta sopra. La prima maglia alta del lato opposto, qui ed ho terminato il primo giro. Adesso lavoro una, due, tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Volto il lavoro perché lavoreremo in giri di andata e di ritorno. Mi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta che mi trovo sul giro quindi tre quattro cinque sei sette otto Vado a lavorarmi le prime due maglie alte delle cinque maglie alte lavorate in un'unica catenella. Una e due, vado sopra la maglia alta centrale e mi lavoro 5 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, lavoro le successive due mai alte, una, e due, e vado a completare il giro lavorandomi. Tutte maglie alte sopra le maglie alte. Ho terminato il secondo giro. Continuo nuovamente una, due, tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e la lavoro e proseguo così sino ad arrivare alla maglia alta centrale delle cinque maglie alte sulla quale lavorerò 5 maglie alte e proseguirò con tutte maglie alte e lavorerò in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere la larghezza che mi serve per la mia coppa ecco io ho terminato di lavorare la prima coppa la prima parte come potete vedere Ecco come si presenta. Questo può essere utilizzato sia con la coppa sia senza coppa. Eh, vi ho detto di prendere una coppa perché non tutte abbiamo la, la stessa forma, eh, la stessa grandezza, ma è un, un aiuto ausiliario per poter eh, procedere nella lavorazione. Quindi abbiamo lavorato la prima, ne lavoriamo un'altra e ci vediamo tra poco. Io ho terminato di lavorare anche la, la seconda coppa, adesso dobbiamo prendere la circonferenza del nostro sottosino, quindi la circonferenza sottosino. Nel mio caso ho 76 cm. E vado adesso a misurarmi la base vado a misurarmi la base della prima coppa quindi misurandola mi trovo aspettate misuriamo meglio misuro perfettamente mi trovo 19 centimetri quindi entrambe le coppe misurano 19 centimetri quindi centimetri 19 più centimetri 19 mi trovo con centimetri Trentotto settantasei centimetri meno i trentotto centimetri, quindi centimetri settantasei meno i centimetri trentotto che sono le due coppe. Abbiamo. Allora vi dicevo che uh, alla circonferenza del sottoseno dobbiamo togliere i centimetri che abbiamo come uh, base delle coppe. Nel mio caso 76 centimetri meno i 38 centimetri delle due coppe mi ritrovo con centimetri 38. Quindi dovrò lavorare una catenella lunga, centimetri 38, quindi una catenella lunga. Centimetri 38 per facilitarvi eh, questa operazione, io suggerisco di sistemare le coppe in questo modo. Chiudere la parte del davanti delle due coppe con un marcapunti. Quindi inserisco il marcapunti. E mi sono unita il davanti delle due coppe adesso riprendendo la lavorazione vado a lavorarmi una catenella lunga in questo modo una catenella lunga per i centimetri che mi servono ho lavorato la mia catenella e per la lunghezza di 38 centimetri ho dovuto mettere 110 catenelle. Adesso cosa faccio? prendo la parte opposta della coppa della seconda coppa. Abbiamo chiuso il davanti, quindi adesso è come se fossimo sul rovescio e vado con una maglia bassissima a chiudere nella prima maglia alta della coppa. In questo modo. E adesso lavoreremo E adesso lavoreremo tutto in tondo. Ecco come si presenta. Si inizia a presentare il lavoro, le due coppe e la catenella dietro che formerà il, il dietro del lavoro, una volta chiusa la catenella con la prima maglia alta, inizio a lavorare tutte maglie alte. Quindi una, due, tre catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi tutte maglie alte sulla base della coppa. Quindi vado al centro della uh, maglia alta prendo il filo e mi lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto vado sull'unione delle maglie alte e mi lavoro una maglia alta filo sull'uncinetto vado al centro della maglia alta qui mi lavoro la maglia alta vado sull'unione delle due maglie alte e lavoro la maglia alta e procedo così lavorando tutte maglie alte in non tondo lavorando naturalmente anche su ogni catenella fino a ritrovarmi qui al punto di unione una cosa però voglio farvi vedere come unire le due coppe sul davanti adesso tolgo il marcapunti perché ho quasi raggiunto il punto dove devo unire le due coppe, termino sempre con le maglie alte in questo modo. Vado a prendere l'altra estremità della coppa lavoro la maglia alta in questo modo cercando di unirle quanto più è possibile e continuo sull'altro lato sempre tutto a maglie alte in questo modo ecco abbiamo unito le due coppe adesso continuiamo con sempre a maglia alta e ci ritroviamo alla fine del giro io ho chiuso il giro di tutte maglie alte adesso procedo con il lavorare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una due tre filo sull'uncinetto lavoro 4 maglie alte sopra le successive 4 maglie alte 2 3 4 e 5 ho lavorato le prime 5 maglie alte adesso lavoro 1 2 3 catenelle filo sull'uncinetto inserisco l'uncinetto alla base dell'ultima maglia alta lavorata estraggo il filo lavoro la maglia e non la chiudo nuovamente filo sull'uncinetto inserisco di nuovo l'uncinetto alla base della maglia estraggo il filo lavoro la maglia ma non la chiudo poi chiudo le tre maglie insieme una catenella salto 2 Maglie di base, nella successiva mi vado a lavorare una maglia bassa. Nuovamente una, due, tre catenelle, filo sull'uncinetto, vado alla base della maglia bassa, estraggo il filo, lavoro la maglia e non la chiudo. Filo sull'uncinetto, inserisco nuovamente alla base della maglia bassa, estraggo il filo, lavoro la maglia ma non la chiudo. Poi chiudo le maglie insieme, una catenella per stringere bene. Salto una, due maglie alte, vado sulla successiva e mi lavoro una maglia alta. E vado a lavorarmi nuovamente le successive 4 maglie alte quindi devo lavorare 5 maglie alte 2 3 4 e 5 poi procedo nuovamente lavorando una due tre Catenelle, filo sull'uncinetto, inserisco alla base della maglia alta, estraggo il filo, la lavoro ma non la chiudo la maglia. Filo sull'uncinetto, inserisco nuovamente alla base della maglia alta, estraggo il filo, lavoro la maglia ma non la chiudo. Adesso chiudo le maglie insieme. Una catenella per stringere bene. Salto 2. Maglie alte di base, nella successiva mi vado a lavorare la maglia bassa. Nuovamente lavoro le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado alla base della maglia bassa, estraggo il filo, lavoro la maglia ma non la chiudo, lavoro una terza maglia, chiudo le maglie insieme, una catenella per stringer bene. Salto due maglie alte di base e vado a lavorarmi le successive 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E procedo così per tutta la lunghezza del giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta. Ed ho terminato il giro. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Lavoro 4 maglie alte sopra le successive 4 maglie alte. 2, 3. 4 5 e ripeto nuovamente come ho lavorato il primo giro le 3 catenelle 1 2 3 che saranno la nostra prima maglia alta filo sull'uncinetto inserisco alla base della dell'ultima maglia alta estraggo il filo lavoro la maglia ma non la chiudo nuovamente estraggo il filo 3 maglie le chiudo insieme una catenella per stringere bene poi vado sopra la maglia bassa e lavoro la maglia bassa 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta lavoro una nuova maglia alta ma non la chiudo lavoro una terza non la chiudo poi chiudo le maglie tutte insieme una catenella per stringere bene filo sull'uncinetto lavoro le successive 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 e procedo così sino a chiudere nuovamente il giro e tutti i giri successivi sino a raggiungere la lunghezza che più vi piace considerate che è un top il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 10 il punto è un multiplo di 10 Tenete presente questo se dovete aggiungere o togliere delle catenelle che nulla uh, comporta al lavoro. Adesso vi faccio vedere perché è un multiplo di 10: perché noi lavoriamo le 5 maglie alte, saltiamo 2 maglie di base, la maglia bassa e successivamente 2 le due maglie alte che andiamo a saltare quindi sono 10 maglie una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ecco perché è un multiplo di 10 perché andiamo a ripetere questo motivo per tutto il giro ci vediamo dopo io ho terminato la mia lunghezza non preoccupatevi se uh, vi sembrerà che il punto della lavorazione si uh, tiri un po', si arricci un po' perché uh, quando andrete a vaporizzare si stenderà tranquillamente. Adesso andiamo a creare la bordura per le coppe e che andremo a formare anche la spallina che poi verrà uscita sul retro del lavoro quindi sul dritto. Del, del top quindi sul dritto del vostro lavoro andate alla base di, del del lato della laterale della coppa andate ad inserire l'uncinetto qui alla base con la parte lunga estraiamo il filo e lavoriamo 3 catenelle 1 2 3, che sono la nostra prima maglia alta, poi, nella stessa catenella di basi, mi lavoro una maglia alta ma non la chiudo, lavoro una terza maglia alta e non la chiudo, poi chiudo le maglie insieme: una catenella per stringer. Bene, poi filo sull'uncinetto. Salto una due. Maglie alte vado sulla terza e mi lavoro una maglia bassa. Nuovamente una due tre catenelle, vado a lavorarmi due maglie alte lavorate ma non chiuse nella stessa maglia di base quindi una. 2 chiudo le 3 maglie insieme una catenella per stringere bene salto una due maglie alte vado sulla successiva mi lavoro la maglia bassa e ripeto la lavorazione delle 3 eh, catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme questo sino ad arrivare alla prima punta ho Raggiunto la punta, adesso cosa faccio? Vado salto le due maglie alte, vado sulla successiva e mi lavoro la maglia bassa. Poi lavoro 1-2-3 catenelle, lavoro la prima maglia alta e non la chiudo, lavoro la seconda alta e non la chiudo poi chiudo le maglie insieme una catenella per stringere adesso lavoriamo una due tre catenelle che sono la uh, la nostra prima maglia alta vado alla base della chiusura delle tre maglie alte sottostanti estraggo il filo lavoro la prima maglia alta e non la chiudo lavoro la seconda non la chiudo poi chiudo le maglie insieme una catenella per stringer bene poi nuovamente una due tre catenelle la maglia alta lavorata ma non chiusa la seconda lavorata ma non chiusa poi chiudo le maglie insieme, una catenella per stringere. E questa lavorazione la eh, effettuerò sino a raggiungere la lunghezza che vi serve come spallina. Per chiudere dietro, una volta raggiunta eh, la lunghezza che vi serve per la spallina, prendete la misura e l'andate ad agganciare sul dietro del lavoro. E lo aggangiamo con una maglia bassissima la inseriamo così in questo modo e ripetiamo una due tre catenelle lavoriamo una prima maglia alta nella chiusura delle maglie precedenti e non la chiudiamo lavoriamo una seconda maglia alta chiudiamo le maglie insieme una catenella per stringer bene giriamo leggermente il lavoro andiamo a lavorare qui dove abbiamo la chiusura uh, delle maglie una maglia bassa e ripetiamo una 2 3 catenelle maglia alta lavorata ma non chiusa una seconda maglia alta lavorata ma non chiusa chiudiamo le maglie insieme una catenella per stringere bene il lavoro andiamo nella successiva chiusura e ci lavoriamo la maglia bassa e procediamo così per tutta la lunghezza della nostra spallina sino a raggiungere la punta della nostra coppa ho raggiunto nuovamente la punta della nostra coppa chiudo qui dove abbiamo iniziato la nostra spallina con una maglia bassa e riprendo la lavorazione 1 2 3 catenelle le due maglie alte lavorate, non chiuse e poi chiuse insieme, chiudo le maglie insieme, stringo con una catenella, salto 2 maglie alte, vado nella successiva e mi lavoro una maglia bassa e procedo così per tutto l'altro lato della coppa. E la stessa lavorazione la effettuerò per l'altro lato ecco come si presenta la spallina attaccata al dietro il bordino della coppa quindi la stessa lavorazione la effettuerete per l'altro lato una bella vaporizzata e vediamo il risultato finale